Ok. Ciao Beppe. Alberto? Allora, abbiamo messo in registrazione. Ok. Va bene. Sono le due, partiamo. Allora, questo capitolo qua è misto, un po' di varie norme varie in generale, quindi non è specifico di un argomento, ma più argomenti che tratta soprattutto trasporto degli animali, pannelli che dobbiamo mettere, adesivi che dobbiamo applicare, carichi sporgenti e cose varie. Quindi hanno raggruppato tanti argomenti misti che da soli non avrebbero fatto un capitolo, e hanno messo diciamo, in questo capitolo generale. Allora, prima cosa, norme di circolazione su autostrada o estrurbane principali. Allora, proprio perché sono delle strade dove c'è più possibilità di andare un po' più forte, in autostrada sappiamo 130, estrurbane principali 110, bisogna adottare un sistema di guida un pochettino più sicuro. E poi sono strade che non hanno incroci, adesso vedremo, e sono strade alcune a pagamento d'autostrada e via discorrendo, quindi c'è una normativa a parte rispetto a quelle che sono le strade normali. Allora, prima cosa, in autostrada è vietato concedere o chiedere passaggi in autostrada, quindi non possiamo chiedere dei passaggi, neanche alle aree di servizio all'inizio, e di conseguenza, ciao. E di conseguenza non chiediamo passaggi, non ne concediamo nemmeno, perché anche concedere dei passaggi, poi non sai dove devi lasciarli o rischi di lasciarlo sull'autostrada, magari dove tu esci lui non gli sta bene, quindi è una pratica che non bisogna adottare, quella dei passaggi. Poi assolutamente vietato circolare sulle biciclette, con le biciclette o comunque con tutti quei veicoli non a motore, quindi veicoli con il tandem o monopattini o veicoli a trazione animale, o comunque vedremo anche per quanto riguarda non tutti i veicoli potranno andare. Ad esempio ci saranno delle limitazioni per quanto riguarda la cilindrata della moto, che deve essere minimo 150 centimetri cubi per quanto riguarda le moto. Infatti qui dice fino a 149 centimetri cubi non possono andare. O i tricicli, quindi le moto con sidecar, 250 centimetri cubi possono accedere, 249 no. Non potranno andare chiaramente a piedi e neanche i veicoli senza motore. Chi è? Non lo conosco. Poi è vietata la circolazione ai veicoli che non riescono a raggiungere gli 80 km/h, ok? Quindi veicoli come macchine agricole, macchine operatrici non possono circolare in autostrada. Se li vedete, è perché sono stati riportati lì con un carrellone, chiaramente, non hanno iniziato loro per andare a fare dei lavori, ci sono dove sono i cantieri delle macchine operatrici, però sono stati portati lì e poi in ogni caso non circolano, ma eseguono dei lavori su quei tratti di strada. Poi, come dicevamo, le moto, la circolazione dei motocicli inferiori a 150 centimetri cubi, quindi un 125, doveva passare la normativa dei 125 che poteva, perché ad esempio in Francia o negli altri stati 125 possono andare, in Italia 150. Comunque non è passata e quindi è ancora sospesa lì, il prossimo cambiamento che faranno magari passa, non si sa. Poi, motocarrozzetta 250, quindi come dice qua, 249 non possono entrare, 250 invece possono già accedere. Poi veicoli che non sono in cattive condizioni, quindi chiaramente veicoli che non hanno superato la revisione o veicoli che non hanno i pneumatici in buone condizioni, quindi tutto quello che un veicolo non garantisce per quanto riguarda la sicurezza. Poi, nell'eventualità ci sia un guasto, non posso farmi trainare da un mio amico, ma devo, quindi non possiamo trainare sia in autostrada che in strada principale nessun veicolo, ma dobbiamo adottare quelle che sono le ditte che hanno avuto la concessione dall'autostrada, che normalmente sono tipo l'ACI o l'Europa Assistance. Quindi su altre strade urbane e strade secondarie possiamo trainare. In autostrada non è ammesso il traino di nessuno.
Poi sulle autostrade, strade stradali principali, vietata l'assicurazione di veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto se trasportano materiali che possono disperdersi. Quindi gli autocarri che trasportano la sabbia, ad esempio, devono avere un telone per coprire la sabbia che potrebbe disperdersi. Tutto quello che trasportano, qualsiasi cosa in ogni caso, deve essere coperto proprio per evitare che si disperda in caso, senza incidente, ma in caso di una curva o una brusca frenata o cosa, che si disperda o cada per terra. Per quanto riguarda gli animali, non possiamo, nelle aree di servizio possiamo portare un animale a spasso, chiaramente, però tenuto sempre al guinzaglio. Non possiamo sulle corsie d'emergenza, chiaramente, quindi solamente nelle aree di servizio dove la sosta si può portare per 24 ore, possiamo portare un animale con noi, sempre il guinzaglio. Quindi nell'area di servizio, appunto, limitata al massimo 24 ore, sulle corsie d'emergenza solamente 3 ore. Poi sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio, di parcheggio e in altre pertinenze autostradali è consentito campeggiare solo nelle aree a ciò destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario della strada. Allora, in autostrada, che io sappia, non c'è nessuna autostrada dove si possa fare campeggio, almeno che io conosco non ce ne sono. Se eventualmente ci fossero, saranno delle aree attrezzate, ci sarà il cartello che è consentito e quindi ci sarà un'area apposta per il campeggio. Non si possono fare, ad esempio, fermarsi con il camper nel parcheggio dell'autogrill o sulle corsie d'emergenza. Poi, attività commerciali. Nelle aree di servizio devono essere autorizzate dall'ente proprietario della strada, quindi tutti i bar, ristoranti che vedete che vendono anche dei così oggetti o cosa, sono tutti autorizzati dal proprietario della strada. Pagheranno chiaramente un affitto, ma non possiamo noi con il nostro banchetto aprire un banchetto, metterci lì a vendere, che ne so, la frutta piuttosto che altre attività commerciali. Bisogna richiedere autorizzazione. Poi la sosta invece nelle corsie d'emergenza, ricordiamoci, la corsia d'emergenza serve solamente per emergenza, come abbiamo visto ieri, quindi situazioni in cui c'è un guasto del veicolo, ho bucato una gomma, un malessere di chi guida o di chi è in macchina, un colpo di sonno, piuttosto anche lì mi fermo. Però al massimo 3 ore posso stare nella corsia d'emergenza. Dopo 3 ore devo risolvere il mio problema e devo allontanarmi. Poi, lungo le corsie d'emergenza, i pedoni, chiaramente non si può andare a spasso lungo la corsia d'emergenza, eventualmente posso allontanarmi dalla mia auto per raggiungere la colonnina SOS, per chiedere quindi aiuto nell'eventualità che avesse un guasto dell'auto. La colonnina di SOS mi permette di chiedere aiuto sia a livello meccanico come 118, quindi soccorso, 118, soccorso, pompieri 115 e basta. Quindi avrò la possibilità, appunto, allontanandomi a piedi, mettendomi a giubbotto, però non posso fare tanto bene o male, qui ogni 2 chilometri ce n'è una di queste. Per cui nella peggiore delle ipotesi farò 1 chilometro. Andare un chilometro e tornare. Non posso camminare, non posso andare a spasso, neanche correre, chiaramente. Poi, in occasione dell'arresto della circolazione per ingombro, che quindi c'è stato un incidente o comunque c'è un traffico intenso, è consentito, ma solamente in questa situazione qua, perché sulle corsie d'emergenza non possiamo mai andare. In caso di ingorgo, appunto, è consentito transitare sulla corsia di emergenza, quindi transitare non vuol dire fermarsi. Vuol dire entrare nella corsia d'emergenza, procedere piano piano, fino a raggiungere la prima uscita. Questo è consentito dal cartello dei 500 metri. Quindi gli ultimi 500 metri, se c'è coda e io voglio uscire, posso utilizzare la corsia d'emergenza per sgomberare un pochettino il traffico. Quindi non parcheggio, non sosto, ma procedo lentamente facendo attenzione. Quindi non posso correre anche piano piano, facendo attenzione che veicoli che si spostano mi abbiano visto arrivare, ed è consentito però solamente dai 500 metri, a partire dal cartello che indica appunto 500 metri. Poi, tutti i cambi di corsia che io devo fare, sempre indicatore di direzione, sia che devo fare un sorpasso e quindi mi sposto nella corsia di sorpasso, ossia che debba rientrare da un sorpasso, metterò la freccia a destra.
Quindi sempre, ogni volta che io cambio la mia direzione lineare, ma questo non solo in autostrada, ma su tutte le strade. Poi, obbligo di tenere gli anabbaglianti accesi durante la marcia di giorno e di notte, sempre. Poi, impegnare tempestivamente la corsia di destra per uscire, quindi la corsia di decelerazione, quindi non all'ultimo momento, ma da quando inizia, che quindi la mia linea diventa tratteggiata, ho la possibilità di accedervi, in modo di avere uno spazio sufficiente per rallentare e arrivare proprio dove c'è lo svincolo, che di solito c'è sempre l'uscita a 40 km orari. Quindi non aspettare l'ultimo momento, non chiudere di colpo. Nell'eventualità, perché purtroppo ci sono delle autostrade dove non c'è la corsia d'emergenza, in questo caso qui, che la corsia d'emergenza principalmente si chiama d'emergenza, perché ha lo scopo anche di far transitare i veicoli in emergenza, quelli che sono ambulanze piuttosto che polizia in caso di incidente. Se non ci fosse, allora noi dovremmo, per lasciare libera la corsia appunto per le ambulanze o per i mezzi di soccorso, dovremmo stare il più possibile a sinistra della propria corsia e lasciare uno spazio sufficiente, compatibilmente con il traffico che c'è, uno spazio sufficiente per il transito di tutti i veicoli. Infatti dice, in caso di ingorgo su strada extraurbana principale, autostrada, se la corsia di emergenza manca, purtroppo ce ne sono delle autostrade che non c'è, o non è sufficiente la circolazione del veicolo di polizia di soccorso, il conducente del veicolo che occupa la prima corsia, e così si conta sempre da destra verso sinistra, quindi dall'esterno verso l'interno, quindi la prima corsia è quella più a destra, deve disporsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra, quindi si metterà più vicino possibile alla corsia di la seconda corsia, non invadendo la seconda corsia, quindi non camminando a cavallo delle strisce, ma il più possibile vicino. Poi, assolutamente vietato, che qui c'è la revoca della patente, immediata. In autostrada, su strade stradali principali, vietata l'immersione di marcia. Oltre ad essere vietata, ripeto, c'è la revoca della patente e la multa, non so, addirittura la revoca della patente mi sembra per 3 anni. E la multa anche bella alta. Quindi assolutamente vietato fare l'immersione di marcia, perché può essere pericolosissimo, perché noi da una velocità quasi a zero ci mettiamo nella terza corsia, normalmente quella di sorpasso, per gli altri veicoli che vengono dalla parte opposta dove viaggiano più forte. Poi è vietato effettuare la retromarcia, quindi anche qua, se dovessi sbagliare perché non dovevo uscire di qua, ma dovevo andare a Messina e mi sono reso conto che ho sbagliato uscita, non posso mettermi a fare retromarcia per poi andare lì. Esco e poi rientro e faccio tutto il giro. Ma o se mi sono accorto che non ho carburante sufficiente, ho superato la stazione di servizio, non mi metto nella corsia d'emergenza a fare retromarcia. Poi vediamo un pochettino un ripasso di quello che abbiamo detto. Allora, su autostrade e strade stradali principali, vietata la circolazione di velocipedi, quindi biciclette, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm3. Poi veicoli non muniti di pneumatici, ad esempio cingolati, macchine agricole, veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione. Autovetture che non sono in grado di sviluppare per costruzione la velocità in piano di almeno 80 km orari e la circolazione di pedoni e animali di fuori dalle aree di servizio e di sosta è vietata. Poi ancora, è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spazio di traffico, nonché percorrere la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito, quindi chiaramente entrare contromano, anche lì c'è la revoca, se uno riesce a sopravvivere. Poi, trainare veicoli che non siano classificati come rimorchio, richiedere e concedere passaggi e poi sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli di autostrade, strade stradali principali è vietato effettuare la retromarcia. Ok, detto questo, facciamo un po' di domande. Allora, Luca? No. Patrick, Luca è tuo amico? No, Simone? No. Ragazzo che c'è ieri, come si chiama? Samuele. Patrick, dai! Vero? Alberto? Vero. Ok, Luis.
Who is me sending? Falso. Falso, ok. Gael. Falso. Certo, non possiamo fare tu marcia. Ancora un giro ritorno. Gai di nuovo. Ci sono anch'io. Ah, scusa. Eccoti qua. Poi, non te l'ho visto. Diana, no, Diana, sì. No. Sì, sì. Diana, ok. Diana, allora. Vero? Vero, Diana di nuovo. Allora. Falso. Falso perché dobbiamo sempre tenere accesi. Guy. Vero. Ok, Luis. Falso. Bene, Alberto. Vero. Vero e Patrick, qua da me. Ok, perfetto. Andiamo al secondo capoverso di questo capitolo qua, che ci dice cosa trattiamo qua. Ah, i pannelli che sono obbligatori, quindi sono degli adesivi che solamente i veicoli che fanno il trasporto merci superiore a 3,5 tonnellate, quindi quelli che eventualmente si guidano con la patente C. Con la patente B ricordiamoci che voi potrete poi guidare degli autocarri fino a 3,5 tonnellate, senza nessun'altra patente. Se superano le 3,5 tonnellate, che è il limite massimo per la portata, dovrò prendere la patente C. Questi veicoli qui, proprio perché hanno delle velocità inferiori rispetto alle 3,5 tonnellate, perché con 3,5 tonnellate posso andare in autostrada con la stessa velocità che guidassi in auto, quindi 130. Questi che hanno delle velocità inferiori devono essere segnalati per essere più visibili di notte quando manca l'illuminazione. Gli adesivi che devono mettere sono di due tipi: i 304, che è quello che va posizionato sull'autocarro, e i 305, che è quello che va posizionato sul rimorchio o sul semirimorchio. Può essere messo in orizzontale, può essere messo, vabbè, adesso qui non mi viene, comunque può essere messo qua così, ok? Qua così e uno di qua e l'altro di qua. Adesso, vabbè, come, vabbè. Comunque, non ha importanza come si è messo in dritto, di traverso, vicino o come. L'importante è che ce ne siano due. Ricordiamoci, 304 si identifica perché ha diagonali gialle e rosse, il 305 è tutto giallo con il bordo rosso. Quindi, se vedo questo pannello, sto seguendo l'autocarro di massa complessiva pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, questo qui è diagonali. Se vedo questo pannello, sto seguendo un rimorchio o semirimorchio sempre di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Poi, altre adesive con scritte che troviamo sono sui veicoli che trasportano merci pericolose. Allora, è una targa di colore arancione, non vivido, un arancione un po' smorto, questo qua, eh? Dove sono indicate praticamente due gruppi numerici. Quello in alto è riferito al gruppo di pericolosità, quindi è l'indicazione di pericolo. Ad esempio, 33, se vedete, vuol dire che è un liquido infiammabile e molto infiammabile. Infatti, 1203, che è il nome della sostanza, sappiamo che è benzina. Ora, questi numeri
è l'ONU stesso che li stabilisce e li gestisce, perché sono a livello universale, sono tutti uguali. Quindi non può esserci in Italia una numerazione, vado, che ne so, magari in Asia c'è un'altra, sono tutti uguali. Serve per indicare in caso di incidente come devono affrontare e intervenire chi fa soccorso, quindi pompieri piuttosto che mezzi di soccorso. Quindi se ad esempio ci fosse del gas, del metano o del GPL, ci sarebbe 2 e 1, perché 2 indica che è un gas e 1 indica che è esplosione, ok? E sotto il numero caratteristico. Quindi noi l'importante è sapere che queste sono sostanze pericolose, non è che dobbiamo studiarci in memoria tutti i numeri. I numeri lo sanno chi fa il trasporto, chiaramente, che deve sapere cosa trasporta, e eventualmente i vigili del fuoco che devono intervenire per sapere se usare che tipo di estinguente devono usare. Poi vanno posti davanti e dietro i veicoli che trasportano merci pericolose secondo la DR, quindi davanti, dietro e lateralmente tanti quanti sono le merci trasportate, perché su una cisterna di carburante che mi arriva anche a 50 tonnellate, magari è diviso in più scomparti il serbatoio, magari da una parte c'è la benzina, dall'altra parte c'è il gasolio, dall'altra parte c'è il kerosene. E quindi ogni gruppo di appartenenza deve essere indicato con apposita targa, quindi davanti e dietro anche. Poi queste targhe qui le mettono quando c'è un veicolo targa, è un pannello bello grosso, 1 metro per 1 metro, se non di più, quando c'è un veicolo che sta effettuando manutenzione sulla strada per indicare il lato dove lo dobbiamo sorpassare. Quindi vediamo, ci sarà la foto senz'altro, ecco qua. Questi veicoli qui stanno tagliando l'erba, vedete che sono a bordo dell'autostrada, quindi stanno camminando nella corsia d'emergenza. Sono belli grandi, quindi si vedono a grande distanza, quindi hanno lo scopo di definire il lato da dove devono essere sorpassati. Quindi classico segnale d'obbligo che indica l'obbligo dove lasciare l'ostacolo sulla destra. Scusate. Ok. Oppure, vabbè, tutti quelli che effettuano delle lavorazioni e quindi possono essere anche fermi o in movimento, non ha importanza. Comunque identificano proprio il lato dove dobbiamo sorpassare il veicolo che sta facendo manutenzione o in sosta sulla carreggiata per i lavori che stanno eseguendo. Ok. Diana, parti te. Devi ricordare. Vero. Sì. Vero. Bene. Ok, Guy. Aspetta che gira. No, giusto. Falso. Falso, perché questo non è sui rimorchi, ma sugli autocarri. Perfetto. Luis. Vero. Attenzione, non carichi sporgenti, carichi sporgenti è quello quadrato, qua indica solo carichi pericolosi, vedi che c'è sporgenti, sporgenti non c'entra con questo, ok? Okay. Alberto? Falso. Falso, non agli autobus, abbiamo detto tutto quello che trasportano persone, merci, non persone. Patrick? Vero? Autocarri questo? Patrick di nuovo. Ok, non sono sulla carreggiata, ma sono su un veicolo. Alberto? Vero? Sì. Ho finito le domande, va bene. Poi continuiamo dall'altra parte. Ok. Trasporto passeggeri e animali. Benissimo. Allora,
La carta di circolazione, che è il documento ufficiale che tutti i veicoli che sono immatricolati, che circolano sulla strada, lo devono avere, che corrisponde alla carta di identità del veicolo, tra le varie caratteristiche, che mi dice la cilindrata, la potenza, se è un trasporto persone, le caratteristiche del veicolo, poi qui ci sarà il nome del proprietario e tutto, segnala anche alla lettera S1 i numeri di posti, ok? Quindi io non posso caricare più di 5 persone sulla mia auto. La mia auto, il mio veicolo adibito al trasporto di persone, quello che è. Dobbiamo fare attenzione perché, ad esempio, c'è, adesso non so se è ancora, la Panda GPL è uguale a quella normale, solo che è omologata per 4, anche se identica alla Panda normale a benzina. Quindi dobbiamo fare attenzione perché possono darmi una multa se noi giriamo in 5. Quindi non possiamo caricare più persone di quelle che sono scritte sulla carta di circolazione. Sì, appunto, lo sappiamo andando a vedere la voce S1, che queste qui sono le voci internazionali, questi qui sono numeri internazionali, quindi anche se vado in Germania sanno che S1 corrisponde al numero del posto. Poi, ricordiamoci che con la patente B possiamo guidare dei veicoli al massimo 9 posti, 8 posti più il conducente, 9 posti. Possiamo guidare con la patente B, quindi anche quelli che normalmente si chiamano pulmini, ma però sono delle autovetture a tutti gli effetti con la possibilità di caricare 9 persone e li posso guidare con la patente B. Sugli autocarri al massimo 3 posti, compreso il conducente, quindi 3 posti chiaramente in cabina, non possiamo caricare delle persone dietro. Sulle motociclette al massimo 2 posti, però anche sulla moto deve essere indicato che è omologato per un posto. E ricordiamoci, il passeggero deve avere meno 5 anni, non può essere più piccolo di 5 anni. E per portare i passeggeri ricordiamoci che dobbiamo avere almeno 16 anni. Quindi fino a 16 anni non posso portare nessun passeggero, anche se la mia moto è omologata per 2. Da 16 anni in su posso portare. Però deve essere scritto appunto sulla carta di circolazione che li posso portare. Poi, per quanto riguarda gli animali, si possono portare. Allora, è consentito il trasporto di un animale domestico. Attenzione, anche la mucca è un animale domestico, però è chiaro che non lo possiamo. Qui stiamo parlando di cani o gatti. Cani o gatti, allora, se sono di piccole dimensioni, taglia media, li posso anche mettere dentro l'abitacolo. Legati, vendono delle cinture di sicurezza, cioè dei guinzagli che si agganciano alla cintura di sicurezza, quindi c'è la stessa fibbia, in modo che non siano pericolosi, che si muovano, che mi vengano addosso, che finiscono sotto i piedi. Quindi si può portare uno comunque chiuso, legato. Se chiaramente sono più di uno, li devo mettere dietro con un'apposita gabbia o con una rete che divide il posto guida dal bagagliaio. In questo caso, o se il cane è di taglia grande, per cui un San Bernardo magari ci sta dietro, sì, magari ci sta, però deve essere diviso, non lo posso mettere dentro l'abitacolo. Sulle moto è anche consentito portare gli animali, l'importante è che anche qui la moto abbia un contenitore specifico per animali, quindi non lo posso tenere in braccio, non lo posso tenere in mezzo alle gambe, non lo posso tenere sulla schiena, ma devo sistemarlo in un apposito fatto apposta per gli animali, quindi stiamo parlando di cagnetti piccoli, anche qui non cani tanto grandi, e deve essere messo dietro nel portapacchi. E comunque la gabbietta sono 50x50 cm. Poi, ricapitolando il riassunto, su tutti i veicoli i passeggeri devono prendere posto senza limitare il movimento e la visita del conducente, quindi devono stare seduti nel loro posto con le cinture di sicurezza. Il numero delle persone trasportabili è indicato sulla carta di circolazione. Sulle autovetture il numero massimo dei passeggeri è di 9 persone, compreso conducenti, sui autocarri al massimo 3. Sul veicolo è consentito il trasporto di un animale domestico, purché non costituisca impedimento alla guida. È consentito il trasporto di 2 o più animali, purché custodite in apposito gabbia o divisorio. Ok. Patrick. Falso. Luis.
Vero. Vero. Gaia. Vero. Ok. Diana. Vero. Benissimo. Diana, di nuovo. Vero. Ok. Gaia. Falso. Falso, benissimo. Luis? Vero. Bene. Alberto? Falso. Certo. E Patrick? Falso perché abbiamo detto da 5 anni in su. Ok. Io ci sono, è solo che faccio fatica a vedere con il telefono. Sì, va bene, ma te l'ho fatta la domanda, no? Sì, 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 no, me ne ha fatte due per quello. Faccio fatica a leggere per quello. Ho capito, perché è piccolino. Va bene, ma non ti preoccupare. Allora, carico e sporgenza. Tutto quello che possiamo caricare sul nostro veicolo senza creare danni per quanto riguarda la guida, quindi fare in modo che non ci dia fastidio durante la guida. Per quanto riguarda le nostre autovetture, i nostri autoveicoli, ricordiamoci che sono veicoli adibiti al trasporto di persone, quindi non li posso utilizzare per fare un trasloco, per fare una ristrutturazione, non posso caricarci sacchi di cemento o sabbia o varie varie. Dovrebbe essere un veicolo adibito al trasporto di cose o eventualmente, che a volte ci sono anche, ad uso promiscuo. Uso promiscuo comunque sono quei veicoli che hanno metà cassone, sono già dei fuoristrada, metà cassone e l'altra metà sono adibiti al trasporto delle persone. In quel caso lì si possono caricare anche delle merci. Ma sulle nostre autovetture normali, quindi qualsiasi autovettura, possiamo caricare delle merci sì, nei portabagagli, però devono essere merci che servono per le nostre vacanze, quindi valigie e attività sportive. Non per ripeto, non per fare il bagno, quindi mattoni piuttosto che sabbia, piuttosto che cemento. E in ogni caso devono essere sistemati in modo che non mi coprano la visuale. Vedete, questo qui salva gente, piuttosto lo sgonfio, ma non lascio che mi copra gli specchietti retrovisori. Poi sui sedili anche posso mettere eventualmente, che ne so, le borse della spesa o cose. L'importante è che siano sistemate, piuttosto che metto per terra sul pavimento, che in caso di frenata non perdo tutto per la strada, cioè non perdo, non si rovesciano e quindi mi possono danneggiare, mi posso finire sotto il pedale. Okay? Quindi la merce che carichiamo in auto deve essere sistemata in modo che non mi crea fastidio per la guida, quindi non mi dia fastidio, e mantenga la mia visibilità da tutte le parti, specchietti laterali, lunotto dietro che veda tutto, non copro le luci, ok? Quindi il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non diminuire la visibilità del conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida. Quindi sistemazione così sono proprio da evitare, anche perché mettere una moto legata con un cordino così non è tanto sicuro, eh? Quindi dobbiamo cercare di sistemare il nostro carico. A parte che una moto così è impensabile poterla caricare. Poi capite che qui basta una curva presa un po' troppo veloce che tutto si rovescia. Quindi il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non compromettere la stabilità del veicolo. Oppure se un veicolo che procede davanti a un carico instabile, tipo questo che porta dei pezzi di motore, rottame comunque, e che ci sono solo due cordine così, che basta poco che cada se non è ben messo, in questo caso qui, se ci dovesse capitare di averne uno davanti, a parte che questo, ripeto, non potrebbe camminare così, comunque, ecco, questi qui sono questi quelli che dicevo d'uso promiscuo. Vedete che c'è il cassone dietro e la cabina per guidare. Però uso promiscuo non vuol dire che lo debba caricare
come un ferravecchio così. Quindi se dovessi vedere un veicolo così davanti a me, che vedo che il materiale non è stabile, comunque è dato poco, appena posso lo sorpasso, in ogni caso aumento la distanza di sicurezza per evitare che se perde qualche cosa di non finirgli addosso. Poi ricordiamoci che sulla carta di circolazione, tra le varie cose, c'è scritto anche la portata massima. Quindi sulla mia autovettura, vabbè, sono quello che è, non c'è una grossa portata perché possiamo caricare giusto i bagagli, non possiamo caricare di più. Sugli autocarri, visto che possiamo guidare gli autocarri, c'è scritto appunto, abbiamo detto, noi fino a 3,5 tonnellate, quindi ci sarà massa complessiva pieno carico, 3,5 tonnellate o 35 quintali, quello che è. Possiamo, diciamo, avere un esubero del 5%, quindi non il 10% come dice qua, ma il 5%, ok? Che sarebbero di 35, vabbè, adesso non voglio rifare, comunque non è tanto, sono 100, quasi 200 kg su 3.500 kg. Quindi comunque un 5% in più è consentito, un 10% ma neanche un 6% non lo possiamo. Infatti questa definizione che troviamo sarà falsa, dice il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non superare di oltre il 10% la portata utile indicata sul documento di circolazione, ma è solamente il 5%. Poi il carico deve essere sistemato in modo da non eccedere in altezza, quindi ricordiamoci che il carico massimo da qua a terra, quindi il carico si calcola sempre da terra, uffa, qua a qua, sono 4 metri. Ora, su un'auto è difficile arrivare più di 4 metri, ma su un autocarro è possibile caricare, perché già solo un autocarro da solo arriva a 3 metri, quindi si può mettere quello sopra, però non si può superare l'altezza massima di 4 metri. Per quanto riguarda invece il carico nella parte posteriore che mi sporge dietro, è anche possibile farlo. Per poter caricare della merce che mi sporge dietro, perché è più lunga, ad esempio ipotizziamo una tavola da surf che è lunga, che la devo mettere sul tetto, che è più lunga della macchina, lo devo segnalare, o quelli che mettono anche le bici nella parte posteriore, invece avere il portabici sul tetto ce l'hanno dietro. I carichi sporgenti, sporgesse anche solo di 5 cm, lo devo segnalare con questo pannello qua, che è di materiale anche questo, riflettente, bianco-rosso, 50x50. Quindi segnala carichi indivisibili. Indivisibili perché? Perché se si potessero dividere, posso fare più pezzi. Che sporgono nella parte posteriore del veicolo, anche se di poco. Può essere messo sui veicoli guasti e traino, quindi se io devo trainare un veicolo che non funzionano le luci di emergenza perché il guasto sull'impianto elettrico, o metto il triangolo, che è più facile perché quello ce l'hanno tutti, o eventualmente anche questo qui dei carichi sporgenti. Non è usato se il carico sporge lateralmente, quindi lateralmente non lo usiamo, solo per il carico che sporge dietro. Come fa vedere qui che c'è la bicicletta, come fa vedere qui che c'è, non so che cos'è qui, una macchinina, quello che è, un go-kart, quello che è, che sporge oltre la sagoma del mio veicolo, quindi la sagoma del mio veicolo arriva qua, questo sporge anche solo di 10 cm, 100, 20 cm, quello che è, deve mettere il cartello. Il cartello che deve essere fissato bene, ad esempio, questo qui non va nemmeno tanto bene, perché mi blocca lo specchietto retrovisore, quindi avrebbe dovuto metterlo qua così. Però qua così mi bloccava la targa, vabbè. Non è, eventualmente l'avrei potuto mettere sopra. Comunque, l'importante è che non si muova. Quindi no, vedete che legato è legato bene, che quindi non si gira o meno. Questo legato sulla bici va anche bene, perché anche questo non si muove. Poi, per quanto possiamo sporgere noi dietro, anche qui non possiamo sporgere all'infinito. Il codice della strada stabilisce che la nostra sporgenza posteriore deve essere al massimo il 30% o i 3/10 della lunghezza del mio veicolo. Quindi se il mio veicolo è lungo 5 metri, 5 per 3, 15, sporgo di 1,5 metri. Se è lungo 7 metri, 7 per 3, 21, sporgo di 2,10 metri. Se il mio veicolo è lungo 9 metri, 9 per 3, 27, sporgo di 2,70 metri e arrivo a 11,70 metri. Se il mio veicolo fosse lungo 10 metri, non posso sporgere il 3%, perché al massimo posso arrivare alla lunghezza massima, che è 12 metri. Quindi sporgerò, se è già lungo 10 metri, solamente 2 metri.
Nella parte posteriore solo, nella parte anteriore non posso sporgere, al massimo posso venire fino, vabbè, qua, un pochettino più indietro, fino alla proiezione del mio veicolo davanti, non posso andare oltre. Ok, lateralmente non serve il cartello, posso sporgere, però quanto posso sporgere? Al massimo 30 centimetri, ma non dalla sagoma del mio veicolo, ma dalle luci di posizione, che alla fine della fiera, se sporgo 5 centimetri, quindi non da quello che è il paraurti, il parafango o gli specchietti retrovisori qua, ma dalle luci di posizione. Qui è anche sbagliato, perché i 30 centimetri dovrebbero essere calcolati dalle luci di posizione, da qua. Quindi, come sporgenza, al massimo avrò 5-6 centimetri per quarto. Poi abbiamo visto che possiamo caricare anche gli animali sulle moto, quindi possiamo caricare delle gabbiette, valigie, borse. Nella parte posteriore non dobbiamo sporgere di 50 centimetri, oltre la sagoma, chiaramente, del mio veicolo, quindi 50 centimetri da dove c'è la targa, come anche lateralmente posso sporgere, se ho delle borse laterali, 50 centimetri però dall'asse del mio veicolo, quindi la mezzeria. Non dalle pedane o dalle manubrio, 50 centimetri da quello che è l'asse del mio veicolo, mezza sella. Ok. Diana! Vero. Vero, bravissima. Gael! Falso. Vero, anteriore non possiamo sporgere. Al massimo raggiungiamo quello che è la lunghezza del mio veicolo e il paraurti anteriore, ma non possiamo andare oltre. Ok? Dimmi. Beppe, sono Luis. Anteriore vuol dire che quello davanti, no? Davanti, davanti. Ok. Anteriore davanti, posteriore dietro. Ok. Luis. Vero. Sì, cosa vuol dire? Che se io ho le borse della spesa non li posso mettere così sul manubrio, perché chiaramente mi possono dare fastidio. Devono essere nei contenitori, nel bagagliaio dietro, nelle borse dietro. Alberto? Falso. Adesso mi allontano e se ho la possibilità lo sorpasso, ma non mi metto tutto a sinistra. Patrick. Bene, non deve superare il limite di sagoma stabilito per ogni tipo di veicolo, che è la lunghezza del veicolo più il 30%. Ok? Sì, ma qua c'è scritto che il carico non deve superare il limite di sagoma stabilito. Il limite di sagoma è appunto il 30% della lunghezza del veicolo. Ah, quindi vanno anche quelli in conto? In fondo, sì, sì, qui mi parla del carico. Ah, ok. Parla del carico, non mi parla della lunghezza del veicolo, mi parla del carico. Ok. Sì, perché io avevo detto falso, invece era vero. Sì. Anche Patrick si è confuso perché ha pensato che questo è il veicolo. Invece, come vi ho scritto lì, trovate sempre il soggetto della frase. Sì. No, ma qui non dice. Dice, in genere, il carico non deve superare il limite di sagoma stabilito per ogni veicolo. Quindi è stato stabilito che può sporgere di dietro e al massimo del 30%. Patrick, di nuovo. Vero? Alberto? Vero? Sì. Luis? Vero. Ok. Guy?
Vero. Bene, e Diana? Falso. Falso, sempre su tutte le strade. Ok, ce la facciamo ancora a farne un capitolo di questi. Ok, traino dei rimorchi. Quindi, abbiamo accennato prima, quando facciamo l'autostrada, che possiamo trainare un rimorchio, no, un veicolo solo in autostrada, ma un rimorchio, quindi quello che può essere la barca, quello che può essere moto, quello che può essere una roulotte, la possiamo trainare, però il veicolo che viene trainato deve essere anche lui omologato, quindi deve avere una targa e deve avere una carta di circolazione, quindi deve seguire a tutti gli effetti la normativa che riguarda per i veicoli, anche se non ha un motore, per i veicoli che circolano sul territorio nazionale. Ok? Quindi, ecco, attenzione, se il mio rimorchio è prima immatricolato prima del febbraio 2013 deve avere due targhe, cioè deve avere la targa del rimorchio stessa, quella che c'è la carta di circolazione, quella che quando lo compro mi viene data, e in più devo mettere la targa ripetitrice del veicolo che lo traina. Quindi se io ho un rimorchio vecchio prima del 2013 che lo posso agganciare a più macchine, perché posseggo due o tre auto, lo posso agganciare su tutte e tre, nessuno me lo vieta. Ad ogni volta che lo aggancio devo mettere una targa uguale a quel veicolo che ho taglio. Quindi avevo bisogno di tre targhe ripetitrici, una per ogni veicolo. Dopo 2013 invece è stata creata l'anagrafe dei rimorchi, quindi in quel caso lì non c'è più bisogno della targa ripetitrice. Viaggeremo solamente con la targa del rimorchio. La targa del rimorchio si distingue perché c'è scritto proprio rimorchio e il numero che gli viene dato dalla motorizzazione. Allora, per quanto riguarda l'assicurazione, i rimorchi non hanno un'assicurazione propria quando sono in movimento, ma hanno un'assicurazione comprensiva del veicolo che lo traina. Quindi, quando, ecco, dovete fare attenzione, ad esempio, se comprate un veicolo di seconda mano che abbia il gancio traino, o che comunque era stato omologato con il gancio traino, anche se non ce l'ha, che l'hanno tolto, però non hanno tolto l'omologazione, perché ogni volta che io faccio delle modifiche sul mio veicolo che non sono originali della casa costruttrice, ad esempio voglio mettere il gancio traino, devo fare una visita di controllo alla motorizzazione e mi viene omologato su quel veicolo il gancio traino che è stato montato correttamente, che rispetta tutte le normative di sicurezza. Quindi se io dovessi comprare un'auto usata e il gancio traino non c'è più perché l'hanno tolto, però non hanno tolto l'omologazione, risulta sulla carta di circolazione che il mio veicolo è omologato per il traino. Quindi l'assicurazione, che io ci abbia rimorchio, che non ce l'abbia, me lo fa pagare, perché il mio veicolo è omologato per il traino. Quindi dobbiamo fare attenzione, eventualmente poi devo andare in motorizzazione e togliere l'omologazione. Perché questo? Perché essendo omologato per il traino mi farà pagare l'assicurazione anche per il rimorchio. Perché l'assicurazione per il rimorchio, quando è in movimento, non è una, dato che è trainato, l'assicurazione in caso di incidente non può fare un incidente da solo questo. Quindi in caso di incidente rientra nell'assicurazione dell'auto. Solamente quando è staccato, che quindi lo stacco, lo sgancio, che sono in campeggio o cosa, c'è un'assicurazione che si chiama copertura del rischio statico. Statico vuol dire che è fermo, che ne so, che magari no, i freni non tengono e quindi va a sbattere, ma sono danni lievi, perché è proprio un danno minimo, perché da fermo non è che può fare grossi danni. E quindi il rischio statico costa una stupidaggine, 10 euro all'anno. Il rischio invece, quando è in movimento, è conglobato nella polizza dell'auto stessa. Ripeto, perché da solo lui non può fare incidenti. Poi, attenzione, ricordiamoci che i veicoli che viaggiano, tutti i rimorchi hanno due limiti di velocità massimo e li dobbiamo mettere dietro i due dischi di velocità, 80 su autostrada e 70 su estrebane, principali e secondarie, quindi tutte le estrebane 70, 80 su autostrada. Poi,
I TATS sono specifici rimorchi dove la SIGA vuol dire appunto trasporto, attrezzatura turistica sportiva. Quindi quello che può essere la barca, quello che può essere moto, quello che può essere, che ne so, l'aeroplano, che fa parte della mia attività, non devono costituire oggetti di commercio, quindi non devono essere merce che poi io vado a vendere. Poi ricordiamoci che il mio rimorchio, quando è agganciato, quindi è agganciato direttamente, quindi sta in equilibrio perché è agganciato con il timone direttamente alla macchina. Quando io lo sgancio sul timone della macchina, sul timone del rimorchio, e qui c'è anche più in basso che qui, ci deve essere un ruotino che lo abbasso, quindi si alza e si abbassa, per poterlo muovere, in modo che il timone non vada per terra, ok? Quindi si chiama pivottante perché è tipo le ruote dei carrelli della spesa, che dove li spingi, quelli si vanno. E idem qua, quando sposto il mio rimorchio, posso tirare, spingere, spostare, con questo qui ricordarci che lo dobbiamo abbassare. Quando invece il rimorchio è agganciato all'auto, lo dobbiamo alzare, perché non può, questo qui è una ruota piccolina, non può fare grossi chilometri, rischierebbe di rompersi. Poi, gli organi di traino di un veicolo, gli organi di traino sono sia il gancio traino che ci abbiamo sulla mia macchina e sia il timone per quanto riguarda la ruota in questo caso. Devono consentire e garantire sufficienti oscillazioni in senso verticale tra motrice e rimorchio, in modo da poter compensare le diverse inclinazioni dei veicoli dovuti a dislivelli stradali. Infatti, non so, eccolo qua, il gancio traino sulle auto è fatto con una sfera. Quello che c'è sul rimorchio, non so se si vede, come è fatto. Vabbè, comunque. No, qua. Quello che c'è sul rimorchio praticamente è una calotta sferica che io gliela metto sopra, tipo un cappuccio. Qua deve essere lubrificato per chiaramente poter fare meno attrito. E questo qui mi serve quando ci sono i dossi artificiali, questo è dislivello, per non essere un ancoraggio rigido che può spezzarsi. Quindi qua c'è un certo gioco proprio dovuto alla calotta sferica della mia motrice e l'altro che gli gira sopra. Quindi, prima di trainare un rimorchio è opportuno accertarsi che gli impianti di illuminazione e di segnalazione siano regolarmente in funzione. Quando aggancio il mio rimorchio ci sarà una parte elettrica che qui non si vede. Comunque, dovrò agganciare anche un cavo elettrico, quindi avrò una presa chiaramente vicino alla mia motrice per permettere che si accendano le luci, quindi si devono accendere gli stop, in modo che quando io freno, se non si vede quella dell'auto, si vede quella del rimorchio. Ci devono essere luci della targa, ci devono essere frecce, ci devono essere luci in posizione. E chiaramente quando io faccio l'aggancio devo controllare che siano tutte funzionanti. Poi la targhetta, tutti i rimorchi traino hanno una targhetta, perché ripeto, sono omologate, non posso montare un qualsiasi gancio traino. Il gancio traino che io devo montare deve essere stabilito dalla casa produttrice dell'auto, che mi rilascerà un documento tecnico dove risulta che quel tipo di gancio lo posso adibire alla mia vettura. E chi fa il montaggio comunque deve segnalare, deve mettere la targhetta. Ci sarà sulla carta di circolazione, ma in più ci sarà anche una targhetta dove riporta le specifiche dell'omologazione, quindi il peso che traina o quanto è il peso massimo che posso agganciare sul punto di aggancio. Oppure, quando il gancio traino non viene utilizzato, quindi non sto trainando niente, la sua parte sporgente della sagoma posteriore deve essere sfilata, smontata o ripiegata. Quindi la devo proprio togliere. Non posso viaggiare con il gancio traino che spunta, ok? Lo devo smontare. O lo smonto, si toglie o si ripiega sotto il paraurti, dipende dalla tipologia. Poi, se è inclinato va fatto sostituire, è un pezzo unico questo, quindi non possiamo saldarlo, non possiamo aggiustarlo con l'attacco, va sostituito completamente.
Poi, per una maggiore sicurezza, è consigliabile che il carico del rimorchio venga sistemato in modo che gli oggetti pesanti si trovino il più vicino possibile al suo asse. Il suo asse cosa vuol dire? Dove ci sono le ruote. Quindi non lo metto né tutto avanti né tutto indietro, perché sennò chiaramente ne influisce negativamente su quello che è il timone. Cercherò di mettere il peso maggiore dove c'è la ruota, in modo che il mio rimorchio rimanga il più stabile possibile. Poi, se mi copro tutto il cassone, tutto il mio rimorchio, sistemerò il carico in maniera adeguata, chiaramente. Cercherò di sistemarlo su tutta la larghezza. Poi, per ridurre il rischio di ribaltamento in curva nel caravan, quindi nel caravan, occorre sistemare i carichi degli oggetti pesanti in modo da tenere il più basso possibile il baricentro. Se voi non avete mai visto un caravan, nella parte bassa, proprio qua dove sono, ci sono degli sportelli che si aprono, che fanno bagagliaio, dove metto eventualmente le mie borse, le mie valigie, si chiamano gavoni. Quindi nella parte alta al massimo posso mettere dentro i piatti che mi servono per mangiare, quindi roba leggera. Ma tutto quello che è attrezzatura, per quanto riguarda, che ne so, qualsiasi attrezzatura sportiva, ad esempio le bombole se faccio pesca subacquea, la mia attrezzatura sportiva, i bagagli e tutto, lo posiziono nella parte bassa, in questi appositi, diciamo, contenitori che ci sono, in modo da avere un baricentro più basso possibile, quindi vicino quasi all'asfalto. Poi, aumentare ulteriormente la stabilità, occorre sistemare il carico in modo più possibile equilibrato, quindi cerco di sistemarlo su tutta la superficie, in modo da non avere magari che da una parte mi pesa più e dall'altra più leggero, e soprattutto in curva che mi tende a sbandare. Poi, trainando il rimorchio, occorre verificare che il carico gravante sul gancio non alteri l'assetto del veicolo, l'inclinazione del fascio luminoso dei fari. Quindi, se un minimo di peso certamente influisce sull'assetto del mio veicolo verso il basso, e quindi dovrò, ogni veicolo è dotato di un apposito sistema per abbassare il fascio luminoso. Quindi, anche se si alza tutta la carrozzeria, posso regolare i fanali verso il basso in modo da evitare l'abbagliamento degli altri veicoli. Quindi il dispositivo è posizionato di solito dove c'è il comando delle luci. C'è proprio quattro tacche in modo che posso... C'è proprio la parabola che si abbassa o si alza. Poi, attenzione, alla guida del veicolo con rimorchio durante una brusca frenata o accelerazione in marcia rettilinea, il carico trasportato tenderà a spostarsi in avanti e indietro. È chiaro, siamo soggetti alla forza di inerzia, quindi già solo, se mi è mai capitato sull'autobus, quando chi guida l'autobus frena di colpo, se non mi tenete siete catapultati tutti in avanti. Idem la merce che c'è nel rimorchio, per quello che la devo sistemare, perché sennò faccio una frenata, se non è sistemata bene, correttamente negli appositi spazi, cosa mi trovo tutto per terra. Ed è per questo che quando siamo in viaggio non ci può stare nessuna persona dentro il rimorchio, ma devono stare tutti in auto. Perché dentro il rimorchio uno non vede cosa fa chi guida. Quindi può frenare, può fare le curve. Se uno è qui che non si tiene, rischia di cadersi e farsi male. Quindi mentre viaggiamo, la merce è tutta sistemata correttamente, chiusa negli appositi armadietti. E le persone tutte dentro il veicolo. Poi, attenzione, quando dovessimo trasportare un rimorchio con dei liquidi, il liquido che tende a spostarsi, quindi soprattutto nelle curve ci sarà un leggero, dipende dal liquido quanto è grossa la cisterna, se è una cisterna 1000 litri è notevole lo spostamento. Quindi i movimenti di liquido che si verificano all'interno di un serbatoio vincolato ad un rimorchio, quindi il mio serbatoio è legato su un rimorchio, durante i cambiamenti di direzione, in frenata, quindi in frenata il mio liquido va in avanti, in accelerazione va indietro, sono la maggior causa di instabilità dei complessi veicolari, quindi fare attenzione che c'è il rischio di ribaltamento, soprattutto se il mio serbatoio è mezzo vuoto, mezzo pieno. Perché se è pieno non c'ho tanto movimento, a metà invece c'è un movimento maggiore per quanto riguarda proprio il liquido che si sposta. Poi, se si trena un rimorchio, aumenta la sensibilità ai colpi di vento laterale. Questo perché? Perché la superficie è decisamente più ampia, per cui se c'è forte vento siamo soggetti a prendere il vento laterale e a ribaltarsi. Poi le parti meccaniche, il movimento, gli organi di traino di un rimorchio devono essere mantenute pulite ed adeguatamente lubrificate.
tutte le cose che sono in movimento devono essere lubrificate. Qua si vede la spina dell'elettricità. Qua si vede, eccola qua. Questa qua. Sì. Sì, perché la cercava prima e non la trovava. Questo qui è il cavo, esatto, che io devo collegare alla mia auto per fare in modo che si accendano le luci. Ok? E chiaramente quando è staccato faccio in modo che non pendolino. Poi tutti quelli che sono gli organi in movimento, addirittura questo si ribalta. Comunque dobbiamo ingrassare dove ci sono i perni delle ruote, dove c'è il ruotino pivotante. Fare in modo, teniamo conto che siamo a contatto del terreno, quindi tutte le sporcizie quando piove fango vengono tirate su e quindi cercare di tenerlo il più possibile pulito. Poi per quanto riguarda i pneumatici, devono essere gonfiati ad una pressione differente dall'auto, non hanno la stessa pressione perché sono ruote differenti, quindi dobbiamo vedere il vetro uso manutenzione del rimorchio quanto mi dice. Quando io non uso il rimorchio, che lo lascio sganciato perché è d'inverno, magari non lo uso, o piglio dei cavalletti in modo che lo tengo sollevato, o se no gonfio i pneumatici un pochettino più duri, perché se io lo lascio 6 mesi qua senza, e poi lo muovo un pochettino in modo che non mi rimanga sempre a contatto del terreno la stessa parte, perché se no col peso stesso rischia che qua si appiattisce, si ovalizza e quindi poi non è più completamente rotonda. Poi hanno differenti pressioni di gonfiaggio, abbiamo detto. Poi nei complessi veicolari gli specchietti montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 cm dalla sagoma del veicolo motrice o rimorchio con riferimento al punto di maggiore larghezza. Quindi i miei specchietti, perché normalmente un rimorchio è più largo di quello che l'auto, quindi un caravan. Per cui per poter utilizzare gli specchietti retrovisore vendono delle appendici che si mettono a fianco, si ancorano proprio, si legano a fianco al mio specchietto. Però queste appendici in più non devono superare i 20 centimetri, attenzione, non i 20 centimetri della sagoma del mio veicolo, ma i 20 centimetri, vedete che lo fa vedere, della sagoma del rimorchio. Al massimo devono sporgere, quindi non 20 centimetri della sagoma del mio veicolo, che sarebbero anche 40 in questo caso, ma 20 centimetri in più della sagoma del rimorchio. Questo per permettere di vedere dietro. Poi, chiaramente, un veicolo con rimorchio agganciato è più lento, faccio più fatica, il motore a parità di motore faccio più fatica, quindi in partenza sarà più lento, in salita sarà più lento, perché è chiaro, anche se sulle ruote tutto è sempre qualcosa che io mi tiro dietro, quindi il motore tenderà a surriscaldarsi maggiormente, quindi dobbiamo fare attenzione anche a farlo raffreddare. In discesa dobbiamo fare attenzione che questo ci spinge, perché anche lui chiaramente in discesa tenderà a spostarsi in avanti, cioè non si sposta in avanti perché è vincolato qua, però tutto il peso va a gravare sul veicolo davanti, che è quello che frena. Un attimo. Vabbè. Allora, in curva, il rimorchio percorre un arco di strada inferiore alla motrice. Cosa vuol dire? Che il rimorchio nelle curve tenderà a spostarsi verso l'esterno rispetto alla motrice. Ok, quindi devo fare attenzione perché quando faccio le curve devo fare attenzione perché il mio rimorchio tenderà a chiudersi. Quando faccio la curva tenderà a chiudere, quindi fare un raggio minore, quindi c'è il rischio che vada a finire sul marciapiede. Quindi quando guido il rimorchio devo considerare anche che sono più lungo di 4, 5, 6 metri. Okay. Vieni pure, vieni pure dentro. Sì, lo so, devo finire la lezione, so, ma per non lasciarti fuori, che fa freddo, vieni pure dentro. Nella ruota destra, quindi fare particolare attenzione a non investire i pedoni con la ruota destra, quindi per quello, come dicevo prima, nelle curve il mio rimorchio tende a chiudere un pochettino, quindi quando facciamo le curve dobbiamo allargarci un po' e evitare di salire sul rimorchio, sul marciapiede. Poi aumenta, anche qui, aumenta lo spazio di frenata, quindi se normalmente a 50 km/h mi bastano
spazio di frenata 25 metri, ipotizziamo, col rimorchio che mi spinge magari ci vanno 2 metri in più. Ricordiamoci sempre che abbiamo un veicolo dietro che si è in salita nelle curve e qui fare degli esempi. Allora, altri esempi. Nelle autostrade a 3 o più corsie, i conducenti compresi di veicoli di lunghezza totale superiore a 7 metri è vietato impegnare altre corsie all'infuori delle 2 più vicino al bordo destro della carreggiata. Quindi se io sono più lungo di 7 metri motrice più rimorchio, posso occupare solo la prima e la seconda corsia. Non posso andare nella terza corsia. Poi i rimorchi sono dotati di freno inerzia, nel senso che quando io freno il mio rimorchio tende a venire in avanti, quindi è lo spostamento stesso del rimorchio che frena il rimorchio stesso, quindi c'è un sistema con delle leve qua, e quando io freno lui viene in avanti, si chiama inerzia proprio quello, perché sfrutta l'inerzia del veicolo, lo spostamento in avanti, che è questo qua, quindi... Così è quando io sto guidando normalmente. Quando io sto frenando, la forza frenante cosa fa? Questo si decelera, questo continua a venire avanti, c'è questo pistone collegato al cavo d'acciaio dei freni che va in tensione e me lo frena. Vedete che infatti spinge la molla, il pistone spinge la molla, quindi si chiama inerzia proprio per questo, perché sfrutta l'inerzia del veicolo stesso quando io freno con la motrice. Poi ricordiamoci che dobbiamo agganciare sempre un cavetto di sicurezza per evitare... Ecco, qui si vede bene come sono gli organi di aggancio. Carotta, cioè sfera sulla mia auto e carotta sopra. E quindi è qui che c'è il gioco che permette di superare i dossi e che deve essere lubrificato. Il cavo d'acciaio di soccorso, nell'eventualità che si sganci, che non l'ho agganciato bene, agisce direttamente sui freni, quindi se si dovesse sganciare il rimorchio anche in salita, questo agisce direttamente sui freni e me li blocca, quindi non vado a perdere il rimorchio. Poi ricordiamoci il rapporto di traino. Se si traino un rimorchio privo di qualsiasi tipo di sistema di frenatura, quindi senza anche i freni inerzia, proprio senza niente, il rapporto di traino tra motrice e rimorchio deve essere 0,5. Cosa vuol dire? Che se la mia motrice pesa 1400 kg, il mio rimorchio al massimo deve pesare 700 kg. Ora stiamo parlando di veicolo senza freni. Se invece il veicolo è frenato, quello che ha un freno di inerzia, il rapporto di traino è 1-1, nel senso che se la mia motrice pesa 1,75 tonnellate, anche il mio rimorchio 1,750 kg. Non posso superare chiaramente questo peso qua. Poi, conducente autoveicolo tenendo rimorchio, quando la massa complessiva pieno carico del compresso veicolare superiore a 3,5 tonnellate, sono considerati in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 grammi per litro. Quindi se supero le 3,5 tonnellate, perché possiamo arrivare ad esempio con la patente BE, posso avere il mio autocarro che pesa 3,5 tonnellate, il mio rimorchio che pesa anche 3,5 tonnellate, arrivo a 7.000 kg, il compresso veicolare supera 3,5 tonnellate, praticamente il tasso alcolemico deve essere zero, anche voi ce l'avete per 3 anni, ma anche dopo i 3 anni. Poi, quando si lascia un rimorchio in sosta, occorre azionare la leva del freno di stazionamento, in caso di strana in pendenza, opportuno applicare dei cunei di arresto delle ruote, in modo che non se ne vada a spasso. Poi nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice salvo diversa segnalazione. Quindi nei centri abitati non possiamo abbandonare il nostro rimorchio in un parcheggio, a meno che sia autorizzato. Poi nei rimorchi un freno inerzia dopo un prolungato periodo di inattività i freni potrebbero aver perso sufficienza a causa della ruggine. Siamo soggetti a quello che è acqua e tutto, in caso di pioggia, quindi dobbiamo anche controllare che i freni siano sempre efficienti. Poi i rimorchi devono essere sottoposti a revisione periodica insieme al veicolo trainante? No, la revisione del rimorchio viene fatta con delle date stabilite dalla motorizzazione, quindi non ogni 2 anni o ogni 4 anni quando il veicolo è nuovo, ma con le date sono più lunghe la revisione del rimorchio. Poi la patente BE non diventa automaticamente CE, quindi se io dopo la BE dovessi prendere la patente CE non diventa CE, rimane BE e basta. Per poter trainare un rimorchio sulla C devo rifare l'esame.
Ok, devo lasciarmi perché c'ho lezione di guida. Ci vediamo domani. Grazie. Arrivederci. Ciao Peppe. Ciao Peppe. Ciao. Ok. A domani. Quindi uno, due.
Grazie.
Prima che mi fanno un video adesso, sì. Allora, la prima cosa deve fare due no,
marzo. Thank you.